avete riguardi personali, voi commettete un peccato e siete condannati dalla legge quali trasgressori. Giacomo, capitolo 2, versetto 9. Riguardi personali. Gli uomini hanno caratteristiche diverse, ma sono uguali davanti al Signore. Egli è morto per tutti gli uomini senza fare differenze. È morto per il giusto e per il peccatore, per il malato e per il sano, per il povero e per il ricco, per l'istruito e l'analfabeta. Anche noi dovremmo considerare tutti gli uomini allo stesso modo, ricordando che siamo tutti creature di Dio. E invece spesso ci lasciamo ingannare da un abbigliamento o da un atteggiamento, da un'automobile, da un linguaggio e dalla cultura di provenienza, dal colore della pelle, dalla nazionalità. Non è il giusto comportamento. Gesù ha donato se stesso per la salvezza di ogni essere umano e non ha fatto parzialità. Non farti promotore di quello che Gesù stesso ha condannato. Non guardare la qualità del povero e non portare onore alla qualità del grande, ma rendi giusto giudizio al tuo prossimo. Levitico, capitolo 19, versetto 15. Perché avere riguardi personali